Grazie signor Presidente. Il collega Fiaidro ha già esposto, come anche altri colleghi che mi hanno preceduto, delle riflessioni di carattere e natura politica. Forse ho perso un attimo il tempo, il momento giusto, vorrei soltanto fare un breve passo indietro per quanto riguarda il bilancio e esporre dei pensieri a voce alta, e magari poi anche l'assessore o appunto chi vorrà cogliere questa riflessione può forse aiutarmi. Condivido al 100% ciò che ha detto il collega Bonatta, dicendo che non vi è minimo dubbio sulla correttezza del bilancio, sulla correttezza formale, sulla correttezza dei numeri che chiaramente il team del dottor Chizzari ha provveduto a redigere a dovere, e poi abbiamo comunque un collegio di revisori che hanno verificato la correttezza vera e propria. Allora, guardando le cifre, già all'inizio della serata l'assessore Zaccaria ha cercato di spiegare da dove proviene questa differenza, di cui abbiamo letto anche sui giornali, che in parte è dovuta a questo ricalco, nuova determinazione del contributo per quota, quindi dei trasferimenti da parte della provincia, quindi queste entrate maggiori, e la facoltà o la capacità di ridurre le spese correnti. Prima, se non ero distratto, assessore, lei ha parlato di una riduzione di 600.000 euro per quanto riguarda le spese correnti, che sicuramente è un dato positivo, sicuramente sarebbe un dato positivo al 100% se fossimo un'azienda che ha uno scopo di lucro. Dico questo per introdurre la mia riflessione, cioè la riflessione consiste, o la domanda più che la riflessione: siete andati a fondo, potete anche esprimere e spiegare a noi con certezza che questa riduzione della spesa corrente non sia da imputare anche a una riduzione dei servizi? Cioè, se vi è stata una riduzione di 600.000 euro di spese corrente, le cause possono essere, semplificando molto, due: o ho rinunciato a un determinato servizio, riuscito, ma sarei veramente stupito, a trovare dei margini di trattative per avere tali risparmi che allora complimenti a chi si è insediato adesso, e una tiratina d'orecchie a chi prima non è riuscito a operare questi risparmi. Sicuramente questa è un'analisi semplicistica, però per far capire la mia domanda. Quindi, da che cosa e dove sono scaturiti questi risparmi in spese correnti? Per quanto riguarda ancora i dati, e poi passo un attimo alla relazione e chiudo in questo mio primo intervento, devo dire che sono abbastanza abituato a vedere bilanci, e la contabilità pubblica è una materia particolare, infatti guardo con un po' invidia il dottor Chizzari e il dottor Venter, che sicuramente sanno molto più di me. Ho cercato di vedere nei documenti anche un dato di tipo di gestionale per quanto riguarda la competenza, e ci sono diversi prospetti che non riesco a inquadrare probabilmente nel modo corretto. E ad esempio nell'allegato, nella proposta di delibera, quando si parla del quadro dimostrativo della situazione economica, abbiamo questo avanzo economico di 11 milioni, cifra che non trovo nel documento predisposto dal Collegio dei Revisori. Nel documento del Collegio dei Revisori c'è un prospetto riguardante il conto economico di competenza, che chiude con 10 milioni e 9, e cito un'altra cifra, non chiedo poi dopo la spiegazione delle cifre i colleghi o chi potrà spiegarlo poi al bar bevendo un caffè, è un altro prospetto che viene presentato, il risultato di gestione, che chiude con un avanzo di competenza di 762. La mia domanda di fondo è: perché creiamo avanzi? Cioè, mi avete capito? Noi non dobbiamo distribuire utili, noi dovremmo arrivare
a zero. E giustamente, infatti non distribuiamo. Allora la domanda che qualcuno anche ha già posto precedentemente, cioè questo significa che forse non abbiamo o non siamo riusciti a utilizzare tutte le risorse? Questa è la domanda. È molto interessante, dal mio punto di vista vedo alcune teste che si muovono in modo differente, quindi sono già curioso per quanto concerne le vostre risposte. Ecco, e mi fermerei qui, giusto, ho citato alcune cifre, ripeto, non per sapere da dove proviene la singola cifra, ma per spiegare forse in modo più concreto questa mia domanda. Quindi ci sono avanzi e se sì, perché? Un minimo avanzo va bene, ma il resto potrebbe essere un sinonimo di non corretta gestione di quello che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda la relazione, solo due o tre riflessioni su alcuni punti così che mi hanno incuriosito. Ad esempio, per quanto concerne il capitolo sui servizi amministrativi, c'è una bella statistica su quello che noi abbiamo, e dico noi, abbiamo prodotto nel 2010, e c'è un'elencazione di date, quindi di quante volte ci siamo incontrati, di quante delibere sono state assunte. Mentre per altre statistiche c'è sempre il confronto con l'anno precedente, qui non c'è un confronto col 2009 e quindi rimane, ahimè, questo dubbio che io avrei voluto trovare invece una risposta positiva anche per i miei dubbi personali che ho, dico sinceramente, quanto bene abbiamo lavorato, quanto efficienti siamo stati in verità. Perché se parto dal mio piccolo, se penso a cosa ho prodotto io, vedo dei grandi punti di domanda. Se allargo un po' la visuale, mi sembra anche che noi come gruppo di lavoro, ognuno che ha i propri ruoli, non abbiamo ancora preso proprio il ritmo giusto. E quindi anche numericamente qui un confronto con l'anno precedente forse avrebbe potuto meglio spiegare la situazione. Leggendo il capitolo sull'avvocatura mi è stato agli occhi un'informazione riguardo una richiesta dell'annullamento della delibera di nomina del CDA di Azienda Energetica S.p.A. e qui la curiosità è grande, mi verrebbe da chiedere chi è una persona interessata, mi verrebbe da chiedere com'è lo stato attuale di questa richiesta di annullamento di delibera, se si è già giunti a una conclusione, a che punto è questo iter legale e ancora, se amplio ancora il mio interesse, sarei curioso di sapere quanto di vero c'è in quello che leggiamo sull'Alto Adige. Mi piacerebbe sapere se il Comune di Merano attraverso il sindaco ha avallato questo indennizzo che è stato, sembra, pagato all'ex presidente dottor Avoglio. Se sì, mi piacerebbe sapere quali nuovi elementi sono stati prodotti per cambiare così la propria opinione, quando ricordo che le minoranze avevano presentato una sorta di sfiducia al presidente, ex presidente Avoglio, il consiglio non ha accolto, non si è trovata una maggioranza e comunque il sindaco successivamente, pur non avendo questo incarico del consiglio comunale, ha avallato l'ipotesi di far sì che Azienda Energetica incaricasse un altro membro del CDA. Quindi questa piccola informazione mi fa sorgere molte curiosità, diciamo. Non so se sia l'ambito giusto, mi farebbe piacere se è possibile avere anche qualche informazione a proposito. Aggiungo una parola a una domanda che ha presentato prima la collega Carbone, che chiedeva di sapere in merito a questi nuovi contratti di locazione. Oltre ai contratti di locazione si parla anche di comodati attivi, se c'è qualcosa di rilevante che è anche possibile citare nella risposta che sarà poi data alla collega Carbone, mi farebbe piacere appunto, oltre alle locazioni, sapere dei comodati.
Ho notato anch'io, e non ho capito la logica, che il fatto che in questa voluminosissima documentazione vi fossero informazioni dettagliate sull'azienda energetica, chiedo che megna, su ASM, e ho pensato giustamente perché è una società in-house e quindi è sotto il diretto controllo, tra virgolette, del Comune di Merano, e quindi il Comune di Merano, rendendo conto dell'attività che ha svolto anche politicamente, dice: con questa mia arteria, con questa mia sede secondaria, tra virgolette, scusate il termine, ho anche svolto questa attività, che si è conclusa in questi termini. Non comprendo nemmeno io come mai non vi sia un capitolo per su Merano Arena, che è un po' un piccolo gioiellino per tutti gli sportivi, più o meno sportivi, che insomma offre innumerevoli servizi, sia per quanto riguarda l'attività agonistica, ma anche per un'attività più ricreativa, quindi offrendo i propri servizi, appunto, a diverse categorie di cittadine e cittadini. Quindi volevo ribadire questo interesse, che per il quale già il collega Bonatta aveva posto all'inizio della serata. Intanto ringrazio già anticipatamente per le vostre risposte e mi fermo qui. Grazie.